Ma cosa vuoi che mi porta della Marco pubblicato su Repubblica da Marco Mesolati? Comunque, ex dirigente della Juve rivela, così Moggi pagava gli arbitri. Ok, questo chi è il titolo del giornale. È il titolo del giornale. Marco Mesolati, c'è un'intervista a un dirigente della Juve. Questo è il titolo del giornale. Ok, direttore, no, quello che sta dentro. Si sente. Allora, questo qui. Allora, se c'è un virgolettato, così Moggi pagava gli arbitri, c'è anche una persona, a questo punto si può anche querelare. La persona, infatti, si querela. Ma querela anche lui, perché ha detto delle cose, ha detto una cosa nelle precedenti trasmissioni, ma quello che vuoi è inutile. Okay, questo qui, questo qua praticamente è un documento che serviva al signore per prendere più soldi dalla Juventus. Capito? Tutti, infatti, la Juventus ha liquidato questo signore dandogli dei soldi. Tutti ricattatori. Questo qui è, ma va questo querelato, qui si chiama lei, lo querelo io, non ti preoccupare. Okay, va bene. Allora, adesso voglio entrare nei termini ben precisi. Lui ha un'idea distorta di me. Perché in pratica lui è andato a dire persino se Moggi non critica Ballardini, praticamente io non parlo più male di lui. Non è assolutamente ma vero. Ma mai detto. Non c'è nessuna Ballardini. Questa è una falsità. Che ha riempito di bugie. Maurizio, una cosa hai detto e vorrei una risposta dal direttore Moggi, visto che abbiamo l'opportunità di averlo qui presente. Tu avevi sostenuto una volta che Corbelli, in cambio di andare in Serie A, con una promessa di Luciano Moggi, no, finisco, sennò la gente a casa non capisce, perché noi lo sappiamo, gli altri a casa non lo sanno. Tu hai detto Corbelli, ex presidente del Napoli, nell'anno della promozione dalla B alla A, andò in Serie A con rassicurazioni da Luciano Moggi in cambio del mercato estivo della prossima stagione. Tu vai in Serie A, ti facciamo andare noi, il mercato però lo facciamo ripeto, noi. Ti ripeto, questa dichiarazione di Corbelli è stata fatta in una cena alla presenza di testimoni, tra cui un avvocato. Pensate, guarda, il contrario. Allora questa qui è una querela che faccio a lui, così come una querela, quella che ha detto, lui ha detto che c'ha una dichiarazione di un giornalista, di un dirigente della Juventus, che dice che io compravo gli arbitri. Adesso, se non tira fuori il nome di questa di questo dirigente della Juventus, lui si prende una bella querela. Perché ti ho sentito io. Hai detto che c'è una dichiarazione. Di chi stai parlando? Quella dichiarazione che abbiamo preso dall'ex dirigente della Juventus. Tu hai detto in televisione che c'è una dichiarazione. Adesso lo dici in tribunale. No, però la cosa su Corbelli. Lei ha mai promesso al Napoli questo di andare in Serie A? Sì, ma questo non è un dirigente. Non è un dirigente. Non lavorava, dimmi solo questo. E questo qua non lavorava detto per che la io Juve. Compravo gli arbitri. Lavorava per la questo Juve. Non ha detto che compravo con calma, gli arbitri. Con calma, abbassiamo i toni perché non è comunque nostra intenzione. Io ti ho letto il titolo. Sentiamo adesso i commenti. Do questa parliamo poi di calcio. Allora, poi parliamo di calcio. Adesso lui dovrà dire in tribunale il dirigente che praticamente ha detto che io compravo l'arbitro perché era un dirigente sodale con me, doveva essere. Quindi voglio vedere quello che c'è. Ok, questo è l'articolo di un giornale. Questo è un titolo di un giornale, diversa la cosa. Esatto. Vieni in tribunale. Esatto, e poi sappi quanta io ho letto il titolo di un giornale. No, te hai detto il titolo. Guarda, non mi spaventi, Luciano. Okay, cerca di non fare come hai fatto con Baldini, perché io non mi faccio minacciare. Ok, stop, calmi. Tu c'hai già una querela. Tu cerca di non fare come hai fatto con Baldini. No, fino ad ora parliamo di calcio, direttore. Allora, adesso vi adesso parlo io. Parliamo di calcio, tranquilli. Il signor Moggi, non più tardi di 10 giorni fa, ha dichiarato al Tribunale di Napoli la seguente cosa. Sì. Il Milan promise capelli nuovi a Rodomonti. È vero. C'è un'intercettazione di me. Ebbene, è falso. Rodomonti sembra vicino a tutti. Perché non citate l'intercettazione di Rodomonti con il dirigente milanista Meani, che dopo una vittoria per 1-0 del Milan, su rigore assegnato proprio dallo stesso arbitro, dici, rigore era giusto, vedrai che il presidente ti fa fare i capelli, inteso come trapianto, da 30.000 in Svizzera. Ho letto l'intercettazione. Bene. Attenzione. Lei ha sentito questa intercettazione? Bene. Ho letto l'intercettazione. Ha letto l'intercettazione? In tribunale? Sì. Bene, allora adesso vi dico questo. Moggi ha detto l'ennesima falsità. Quella partita, disputata il 10 aprile del 2005, questa è la fotocopia dell'almanacco Panini, tra Milan e Brescia,
Posso? È finita 1-1. Guarda, io ho letto. È finita 1-1. Non 1-0 e non è stata vinta su rigore. Io ho letto, è l'ennesima falsità del signor Moggi che verrà querelato dall'arbitro Rodomonti. Ho letto io l'intercettazione. Al tribunale di Napoli. Okay. E adesso, per cortesia, devi dire le cose, tu stai facendo delle dichiarazioni che praticamente sono fuori dal seminario. Ma no, perché tu devi vedere quello che c'è in tribunale. Okay. E c'è un'intercettazione che tu hai fatto l'ennesimo errore. Maurizio, basta. Bugiardo. Di fronte a questi personaggi qui non è di parlare di Maurizio. Io non sono stato mai condannato dal tribunale. Ma neppure io per adesso. Neppure io per adesso. Per adesso. Basta. Quindi servizio, sono stato sotto già due volte. Quindi stai zitto su questo. Secondo te Maurizio è amato dai tifosi della Juve? Almeno dai tifosi della Juve. Fanny, deve andare allo stadio. Io ti dico questo. Secondo te i tifosi della Juventus? Allora ti dico questo. Sì. Informativa dei Carabinieri, 409 pagine del dicembre 2007. Lettere inventate, si intitola. Dunque, sei preparato oggi? Come sei? Dice. Ma se foglie sono gente a casa. È necessario correre ai ripari perché l'immagine di Luciano Moggi sta andando in calando. Come? Con una mobilitazione di lettori, di quotidiani, spettatori di TV private a favore dell'ex DG della Juve. Quei lettori in realtà non esistono. Come risulta dalle intercettazioni dei Carabinieri, se li sono inventati giornalisti amici o i collaboratori più fidati di Moggi. Due di loro parlano al telefono il 5 gennaio 2007. Parlali te, dai. Nello Di Nicola. Mi sono dimenticato una cosa importante, il figlio. Dimmi, dobbiamo vedere, devi scrivere a nome di un tifoso dell'Ascoli, di chi ti pare, Alessandro, Pasquale, Giovanni. Cinque giorni dopo, altra telefonata. Oh, non mette in mezzo mio figlio perché prendi la sedia a te. Non vogliamo parlare. Te lo dico subito. Non è tuo figlio. Okay. Di voi. Comunque ci siamo capiti. No, ridi a scemo. Allora, c'è Maurizio, il Bologna sta facendo grandi cose. Secondo te, il merito di Franco Colomba? Da 0 a 10, da 0 a 100, decidi tu? Beh, sicuramente un merito importante. Sta facendo bene, molto bene. Sì, è una persona seria, un buonissimo allenatore, ha fatto delle cose molto molto importanti a Bologna. Le risulta, direttore, che sono d'accordo con Maurizio, anche perché ritengo che Franco Colomba sia entrato in una situazione molto difficile. Io devo dire che ho fatto una dichiarazione praticamente dicendo che secondo me era meglio non metterlo nella partita con la Sampdoria in trasferta, era meglio farlo entrare in casa. Però nonostante il 4-0 subito, perché la prima partita ha perso 4-0, lui ha saputo rimettere insieme una squadra, diciamo i cocci di una squadra, e credo che l'abbia rimessi bene in mezzo perché ha valorizzato i giocatori. Per esempio Gimenez non conosce nessuno, adesso è un ottimo complimenti alla famiglia Menarini per Gimenez. Come? Complimenti alla famiglia Menarini per Gimenez. Complimenti alla famiglia Menarini. Scoperta di Francesca o Renzo? Renzo, lui è il telescout. Complimenti anche, ma guarda, qui adesso... Renzo che è, Renzo. È il contatto di adesso, Luciano, No. Vabbè, no, amico, è il contatto con me, sì, amicissimo. Ti devo dire di più. Oggi Maglione l'hai messo tu, no? Oggi no, l'ha preso lui. No, chi? Crisitiello? Crisitiello. Sì, io. Hai indicato te. Oggi, vedi. Per esempio, ti devo dire una cosa, Renzo Menarini era a Napoli e io sono dovuto partire, mi dispiace molto perché saremmo andati a cena assieme, ma voglio vedere che cosa significa questo. Come dispiace? Non è contento che lei sia venuto qui. Calcisticamente, lei è contento, calcisticamente io devo dire che Colomba ha assemblato bene un ambiente e devo dire anche, guarda, non ho niente da eccepire dicendo che Luca Baraldi è intromesso in una situazione che era abbastanza intricata e la sta portando avanti bene. È vero, è vero.